abbiamo fatto un'ottima prestazione, direi, contro il Mozzecane. Il risultato forse più giusto sarebbe stato un pareggio per quello che abbiamo fatto. Non dimentichiamoci comunque che abbiamo delle infortunate fuori, siamo proprio al limite di giocatrici, ne abbiamo 11 contate. Ja, die erste Halbzeit haben wir 1-0 geführt und haben besser gespielt. Wir haben den Ball flach gehalten, gut gespielt. Und noch in der zweiten Halbzeit teils mit zu viel Aufregung hingegangen, weil sie echt recht stark waren und teils vielleicht mit zu wenig Ernst hingegangen. Und dann haben wir gleich noch 5 Minuten ins Tor gekriegt und dann sind sie angefangen stark zu drücken. Und dann haben wir ein paar dumme Fehler gemacht und durch das haben sie nach Tore geschafft. Sì, nonostante eravamo in 10 contro 11, il primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo combattuto e nonostante la forza del Mozzecane, come sappiamo tutti, abbiamo giocato bene. Il secondo tempo sono uscite loro con 2-3 elementi molto forti e niente, 3-2. Abbiamo perso 3-2, però forse non meritavamo di perdere, almeno un pareggio poteva anche starci, secondo me ce l'abbiamo messa tutta, calcolando anche che comunque siamo una squadra giovane, secondo me non abbiamo fatto male, insomma. No, es ist recht schnell gegangen, sind alles integriert, wir haben ein tolles System schon drinnen und es wird zwar alles noch besser, aber es ist schon, wir sind schon ein guter Punkt umgelangt, denke ich mal. È stata dura, però devo dire grazie alla squadra perché ha dato il massimo quello che poteva dare in questo momento e abbiamo incontrato una squadra molto forte, lo sappiamo, questo sono anni che vince il campionato del nostro girone, squadra quadrata, squadra veramente forte con elementi brave. Però noi il primo tempo abbiamo fatto, secondo me, il primo tempo tatticamente perfetto, tiri in porta non abbiamo fatti, abbiamo fatti fare, siamo andati addirittura in vantaggio in 10, abbiamo fatto 20-25 minuti in 10, poi abbiamo recuperato di nuovo la ragazza, il secondo tempo abbiamo giocato in 11 di nuovo, però anche la prestazione del secondo tempo è stata buona, loro hanno reagito dallo svantaggio che avevano, però ne abbiamo contrattaccato ogni colpo, sono stata una bella gara. Intanto migliorarci sempre di più, è una squadra giovane e noi, io, Barbacovi, così aiutare le altre, quelle giovani e crescere come gruppo, come squadra in modo da avere una squadra molto tecnica invece che fisica come l'anno scorso. La partita. Ciacco, ecco, parlavi della ragazza, si parla di Shamira Plungar che si è infortunata ieri, come sta la ragazza? C'ha la caviglia gonfia, speriamo che non sia, che sia solo una botta, che non sia niente di particolare, perché qua ogni partita che facciamo, no, abbiamo, già che siamo contati come giocatori, abbiamo ogni settimana l'infortunio. Adesso speriamo anche che rientra la Steinhauser, speriamo che rientri la Holznick, almeno l'organico, recuperiamo un po' di organico, sennò siamo veramente all'osso in questo momento. Comunque ho giocato più di 20 minuti in 10, però nonostante questo, che eravamo in inferiorità numerica non si è notato e siamo andati anche in vantaggio sull'1-0 e poi siamo un po' rientrate smorte nel secondo tempo e quando ci ha fatto il gol del pareggio è andata così, però non abbiamo mollato fino alla fine e questo secondo me è molto importante perché comunque vuol dire che la squadra ha carattere e possiamo far bene anche con l'under. Complimenti per il fatto che non parli, eh? Bocca al lupo. Adesso facciamo una domanda tua personale, qual è il tuo personale obiettivo quest'anno? Fare qualche presenza in prima squadra, dato il rientro dall'infortunio, migliorarmi sempre. Ecco, proprio dell'infortunio tuo volevo parlare, hai ancora dei sentori, qualcosa di negativo che ti accompagna? No, ora la paura è svanita e il ginocchio tiene, quindi è andata proprio tutto a posto, tutto bene. Prossima partita? Prossima partita è un'altra partita di cartello, si può dire, contro il Bardolino, sicuramente sappiamo sempre, loro hanno comunque ogni anno, anche se cambiano ragazze, però hanno dietro un vivaio dove hanno sempre una squadra competitiva ogni anno, quindi sarà una partita dura, loro cercheranno di vincere e noi vorremmo anche vincerla, anche una partita di prestigio, sarebbe una vittoria, una bella vittoria sarebbe vincere con loro, ci portiamo a 6 punti e poi vediamo, ripeto, di recuperare un po' di infortunate, poi secondo me abbiamo una squadra che se la può giocare con tutte.